Mi hai fatto la recensione al purificatore da Dyson. Funziona, funziona, però per purificare, ciao, grazie, tutta casa ci vogliono almeno due o tre. Mizzi. Però funziona. A 600 euro l'uno. Esatto. C'è qualche raccomandata, pacco, no, cinese, no, coronavirus, tutto a posto? Grazie, ciao. Sì, sto per volare a Londra. Ho paura che c'è un po' di turbolenze, c'è vento qua, c'è vento a Londra. Vabbè, vedremo, perché nuovi telefoni Samsung Unpacked stasera, ma... ho anche una consegna particolare. In questo sacchetto c'è il Motorola Razr per l'amico Ciso, che non l'ha trovato in nessun negozio, e allora gli ho venduto il mio, perché sì, a Londra dovremo probabilmente vedere e spero portare a casa il pieghevole di Samsung, che forse avrà più senso. Vabbè, lo scopriremo. Andiamo a Londra per l'ennesima volta. Che palle. Eh sì, e poi questa roba mi fa veramente arrabbiare. Io sto andando elettrico, silenzioso, non sto emettendo localmente niente. Bloccano gli Euro 6 di temp e poi ci sono dei furgoncini che emettono come 100 Euro 6 di temp messi assieme. Questa roba veramente, veramente fa arrabbiare. Perché non c'è una misura? Perché non c'è un senso? Ma questa è un'altra storia, perché la storia principale è quella del Note 10 Lite che sto portando a Londra in questa giornata con un arrivato a Linate. E perché non parcheggio dentro l'aeroporto? Perché qua costa 11 euro e in aeroporto, che è a 50 metri, costa 38. Londra, che palle, speriamo che con la Brexit non facciano più niente a Londra, sempre a Londra. Ciao, buongiorno. Bene, ciao. Bene, bene. Amore, ti devo salutare che mi stanno portando un cocktail. Ma devi sapere che, no, ma perché qua nella lounge c'è un ragazzo che mi vede sempre praticamente, quindi non so, ci ha pensato a me, quindi tutte le volte che vengo e assaggia le lenticchie, e oggi ho fatto la lasagna, e ti faccio, perché sono andato lì, fa, ma cosa bevi? Acqua. Ma no, ma sei matto, ti faccio un cocktail analcolico. Ma grandissimo. Carissimo. Grazie mille. Grazie a lei. Allora, la situazione è questa, stanno imbarcando l'aereo, sono in ritardo, ma si offende se lascio quel cocktail, quindi devo ingurgitarlo tutto, tra l'altro è buonissimo. Mi cade un mito di London City, ma come? London City era bello perché tu scendevi dall'aereo ed eri dentro l'aeroporto. Il pullman anche qua, che palle. Dai Ciso, il tuo pacco è qua sano e salvo. Che ti aspetta in albergo? Ce l'abbiamo fatta, anche con l'atterraggio ventoso. Panettone milanese. Un po' in ritardo. Dai, sì, atterraggio ventosissimo, stava molto un bel ottovolante. È emozionante, devo dire, eh? Poi ti scende la scimmia, però... Dopo quanto? Dopo... In realtà a me è rimasta ancora un po'. Mi manca... cioè non lo tengo perché ce l'hai sim dentro. Palesemente la cosa peggiore. Ah, mi regali anche la tua sim? No, lì c'è lo scontrino. Ok. Io sto provando il... Vabbè, quindi l'ho trovato. Note 10 Lite. Ah. Devo sentire S10 è fantastico. L'S10 Lite è fantastico, è il miglior S10 che abbiano mai fatto. Ma secondo me è migliore anche degli S20. Sì. Attenzione, l'ha detto. Ah, stai registrando. Esatto. Ma adesso tocca proprio agli S20. La luce dell'evento pare molto carina. Una birra grande così a Londra, ma dai, il dramma adesso è trovare un posto. E come a scuola sono finito in prima fila con la possibilità di dare un calcio nel sedere a un tale Kitto Samsung VIP. Forse meglio di no, se no non mi danno il flip.
abbandono il palco per andare all'Enzol. Registrando, bla bla bla, sì, bla 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 bla. E faccio bla bla. Mamma mia, sono devastato. Fare il video al volo, montarlo, postarlo, miniatura, Instagram Stories. Ma ce l'abbiamo fatto tutto online. E tra l'altro, ragazzi, il Note 10 Lite mi ha supportato veramente alla grande. Non si è mai inchiodato, non ha laggato, non ha scaldato. Ha fatto la diretta sul mio blog e batteria ancora 21%. Quindi, sì, lui è figo. Ma lo Z Flip ancora di più. Ed eccoci finalmente in albergo, mamma, giornata stress per me e per questo Note 10 Lite che ha fatto 4 ore 27 di schermo, usato tanto perché ho fatto tutto il live, la presentazione, durante il volo avete visto, ho guardato una puntata di Lucifer, ho ascoltato musica, devo dire che le foto bene, l'affidabilità bene, le funzioni penna sono... volata la GoPro! Diciamo, sono esattamente quelle che troviamo sul Note 10, quindi da questo punto di vista Lite non cambia nulla, perché la penna è Bluetooth, si possono scattare foto, ci sono le Air Gesture, buona la sensibilità, ovviamente sensibile alla pressione. Si perde un pochino in design, sicuramente, perché è un po', a mio avviso, meno bello. Però al prezzo a cui è proposto, è vero che il processore di una generazione fa, però non ho notato né rallentamenti e nemmeno riscaldamenti eccessivi. Instagram ha girato bene, le storie le ha fatte bene, insomma 629 euro di listino che magari dopo qualche settimana scenderanno sicuramente. Il Note, voi sapete, io lo amo particolarmente, quindi è un telefono che secondo me ci sta. Continuo a amare il Note 10 standard perché quest'anno è veramente piccolo, maneggevole, comodo, super performante, però anche questo 10 Lite ci sta. Ma su tutto, che voglia ho di mettere le mani sul Flip, mi ha veramente stregato. Sono molto curioso anche di fare le foto con S20, soprattutto Ultra, perché forse il Plus quest'anno ha poco senso, schiacciato tra S20 normale e proprio Ultra. Ciao, buonanotte.